Buongiorno, benvenuti e ben svegliati a 7 in punto. Questa mattina parliamo di teatro e lo facciamo con due icone della comicità veneta. Qui con me ho Carlo e Giorgio, rispettivamente. Buongiorno Giorgio e buongiorno Carlo. Buongiorno, buongiorno a te, a te, buongiorno a voi. Giorgio Cueo con la casacca rossa, mi rossa, ha scritto un rossa, collega, sì, e sì, rossa. Invece Carlo con la giacca argentea. Veniamo Luccicante. Direttamente da una nottatona. Eh sì, abbiamo fatto tutto, tutto un dritto. Tutto un dritto. Io da Natale, direttamente. Tutto un dritto, nottata movimentata, che siamo qui alle 7 di mattina. Cioè, a presentare il Temporary Show, quindi. Show. Temporary Show, lo spettacolo più breve del mondo. Quindi e quanto dura? Un attimo. Certo, non l'attimo di tua moglie, sì, quando ti stai preparando per uscire e la stai aspettando da 40 minuti sulla porta. No? Amore, dici, sei pronta? Sì, sì, sono pronta. Un attimo. E la vedi che sta ancora pulendo il bagno. Aspetta, aspetta, che comincia a rivedersi un po'. Ma l'attimo è attimo. Poi ognuno gli dà la valenza che preferisce. Quindi l'attimo può essere un secondo, guarda, può essere 40 minuti, io può direi essere che, una vita, direi che hai l'attimo non sia fuggente. Oh, anche l'attimo fuggente, ma ci tu sta. Hai già sintetizzato. Guarda, noi possiamo salutarci qui. No, dobbiamo riempire mezz'ora di trasmissione. Non solo, ma io aggiungerei un attimo una cosina. Un attimo. E chi dice, guarda, è solo l'attimo, il momento così. Come diciamo alla fine dello spettacolo, che dura un attimo. Un attimo. Noi ci mettiamo l'attimo, il senso, mettetecelo voi. Esatto. Ma è uno spettacolo che fa riflettere, che lascia liberi. Oddio, dai, interattivo. Anche, è un po' tutto. È per quello che è Temporary, lo spettacolo più breve del mondo, perché così uno può concentrarsi e non è giustificato se gli prende la biocco. Ma infatti oggi, ma chi è che ha più voglia di andare a teatro, per stare a teatro 2 ore e mezza? 3 ore a teatro, eh? Noi oggi, ma anche la TV, ecco, siamo in TV, no? Sì. Ma la TV è proprio, ci insegna a essere veloci, quel telecomando. Oddio, l'ultimo spettacolo andato in onda a Canoro, che ha fatto molto scemo, mi pareva che fosse proprio un attimo, quello che andava oltre la mezzanotte, molto oltre la mezzanotte. Che si fa nel la ridente cittadina, sì, ligure. Sì, no, facciamo anche un po' di analisi, no, televisiva. Però cioè, no, certo. Share 50%. Ho capito, ma sono i cantanti però che cambiano, o le situazioni che cambiano velocemente. Per esempio, io volevo venire vestito come Achille Lauro. Però purtroppo mi ha detto non è il caso, è meglio di no, non è che mi hanno detto non è il caso, la mia tutina era in asciugatrice, adesso non ho fatto perché in tempo ne è una sola. Sì, ma dicevi cantanti cambiano, ma sì, se non sbaglio cambiano anche i testi delle canzoni in corso d'opera. Mentre dicevi questo mi sono reso conto che non è vero. Non è vero, perché visto Rita Pavone. Esatto, c'è la Rita Pavone, i ricchi e poveri, no, Albano e Romina, quindi non è che cambi tanto. E quindi per me è durato un attimo anche il festival. Anche perché comunque per me è durato un esatto, cambia canale. Quindi è sempre canale. Questione di punti di vista. È tutto un punto tutto di vista. È relativo. È soggettivo, relativo. Quanto dura un attimo? Per esempio, e chi può dirlo? E che dire di quell'attimo quale, per Carlo, una donna sì, per la prima volta comincia a sentire. Perché devo capire dove va a parare. Sì, no? Allora a questo punto io dovrei dire un caldo improvviso, un caldo che non si sa da dove parte. Perché poi magari anche il 3 di gennaio ti senti diventare tutta completamente. Una donna si sente tutta appiccicosa, no? Tutta rossa. Il marito ti dice: amore, c'è qualcosa che non va. No, è solo che qui dentro fa un caldo da morire, no? Ma non mi sembra particolarmente caldo, e poi tu caldo. È da 30 anni che ti conosco, hai sempre freddo. E rimani un po' così, no? Perplessa, no? E dici: ma come? Ma è possibile? Ma di già? Ma se ho solo anni. Quanti? Per gamba. Ecco, questi sono attimi. E quanto dura quell'attimo per una donna? Non lo so, avendo quegli anni potrei dirvelo con precisione. No.
meglio, no. Però è sempre soggettivo, capisci? È tutto soggettivo, anche perché non è detto che si abbiano questi caldi. Anche, esatto. No, anche quello è soggettivo, magari c'è chi ha i freddi. Ma di attimi ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti, però prima... Anche per esempio, io leggo dietro a te, sì? Scrivo 7 in punto. Sì. Ma è un punto. Questo presuppone il fatto che ci sia la puntualità. La puntualità, sì. Cioè, infatti siamo andati in onda alle 6.45. 7 in punto esatto, è vedi, un attimo, no? Già questa è la dimostrazione che i puntuali non esistono. Ma no, il mondo, ma i puntuali sono anche tristi. Ma non esistono. Non esistono. Non esistono perché il mondo si divide tra i ritardatari E quelli che credono di essere puntuali. Sì. Da casa, per esempio, da casa cioè, ci sono dei ritardatari, alzate la mano. Aspetta, ma no, beh, adesso. Ah, da casa. Adesso. Adesso. L'alzeranno tra mezz'ora, no? Se sei ritardatari. Se ritardatari. Sì. No, hai capito. Ecco, anche perché uno, ad esempio, e crede di arrivare puntuale, in realtà arriva sempre un po' in anticipo. Magari di poco, ma quelli che si credono puntuali sono in anticipo. E dall'attimo esatto in cui arrivano, entrano già irritati subito, in uno stato d'ansia. Sì, no? Sono quelli che quando arrivi ti dicono, ecco qua, che... è una questione di rispetto, ogni volta la stessa storia. Sì. Se si dice alle 7 in punto, l'appuntamento è alle 7. Ma sono le 7. Sì, ma io sono qui dalle 6.35, da mezz'ora che aspetto, ho già bevuto 4 caffè. Ma questo è un problema suo, no? Ecco, e quindi, questa è la dinamica fondamentale, no? Tra chi arriva puntuale e chi è puntuale. Ma non c'è il quarto d'ora accademico. Ecco, questa è un'altra cosa, che in effetti io sono un propugnatore del quarto d'ora accademico. Io lo uso sempre come scusa, il quarto d'ora ma diciamo che dopo tanti anni, se tu lavorassi con lui, sapresti che l'appuntamento è sempre spostato di qualche minuto. È più di qualche minuto, perché io ci metto qualche minuto in dopo e lui ci mette qualche minuto prima perché io siamo i due dell'appuntamento, no? Io arrivo in anticipo, lui mi ritardo. Ecco perché ti infervoravi tanto prima con la questione di rispetto. Non c'è mai l'attimo giusto perché c'è sempre uno in anticipo e uno in ritardo. E poi l'attimo, capito? E poi come si fa a parlare di attimo, di tempo, quando non siamo mai nell'attimo presente? È una convenzione poi, di no? Ginevra. Ma lì con gli orologi sai che tendono a essere precisi. Ginevra, ma che tempo però. A Ginevra, infatti, non si può dire che sia una convenzione di Ginevra, ma non c'è mai l'attimo giusto. In fin dei conti noi siamo viaggiatori nel tempo. Ma io oggi ma vorrei... il tempo esiste? No, il tempo è del cuore e il cuore non ha età. Io direi di chiudere possiamo qua. Possiamo andare. Se il tempo non esiste, voi siete viaggiatori del tempo, siete viaggiatori fermi? Inesistenti. Ma sì, è tutto qua. È tutto qua. Ma adesso però stiamo spostando quasi che sembra che sia uno spettacolo filosofico, che abbia ad insegnare qualcosa. Invece, che tu... assisti all'attimo, poi ci trai le conclusioni che vuoi. Ciascuno. Noi descriviamo delle situazioni e poi il senso. E un assaggio non ce lo fate qui senza spoilerare? Beh, un assaggio lo faremo. Mi piace questa parola che ormai va d'uso, spoilerare. Prima che sembra un po' spolverare. Giravano delle frittelle, ecco, si poteva fare un assaggio, ma abbiamo detto no, a quest'ora di mattina presto, una frittella. Allora siamo ospitali, no? Sì, molto. Assolutamente. Ci avessero offerto un caffè. No, è come spoilerare, poi altro vocabolo in voga adesso è appunto temporary. Temporary. Perché voga non... alla veneta. Sì, o anche all'inglese magari, dipende. No, temporary è un concetto che è molto in voga adesso. Ormai non c'è più nulla di definitivo. Esatto, scusami, ma torniamo all'inizio. Ecco, dice quanto dura, non abbiamo più pazienza, per cui perché si chiama temporary il nostro spettacolo? Perché è proprio il simbolo del come percepiamo noi il tempo, come viviamo il tempo oggi. Tutto va veloce, tutto passa in un attimo, e quindi non c'è tempo di fare uno spettacolo che duri 2 ore, è già vecchio, è già passato, via. Ma c'è un tempo minimo comunque o perché? Tu anche perché lì me lo chiedi? Così cosa stai alludendo?
Io non posso promettere nulla. Possiamo promettere il nostro impegno massimo, poi se sei capito il risultato finale. È soggettivo. Ma quindi voi salite sul palcoscenico e uscite subito, oppure neanche salite? No, diciamo oppure che guardate il pubblico a seconda delle risposte. Io, data la peculiarità, senti questa parola che uso, deve essere la mattina presto. La mattina presto, come si dice in dialetto, buon'ora, ecco, deve essere la peculiarità. Noi sentiamo il bisogno di introdurre un po' l'argomento al pubblico, che potrebbe rimanere scioccato, capito? Va a assistere ad uno spettacolo che dura un attimo, magari ha speso 20 euro magari di biglietto anche per assistere ad uno spettacolo che dura un attimo. D'altronde è anche vero che ne spendiamo 180 per una visita specialistica che dura lo stesso un attimo. E magari il risultato è di non capirne nulla. Via senza ridere magari. Di sicuro, tra l'altro, senza fattura, peraltro. E quindi vedi che tutto è relativo. Chi è che stabilisce il quanto, il come, capito? E quindi si va avanti così, no? Cercando di capire il senso, no? E cogliendo di quest'attimo che è quel senso di tipo, dice, ma come era qui un attimo fa? Guarda che è un attimo. Ma venga dentro un attimo. È stato un attimo che avete cambiato regista? Perché adesso avete in programma tre date, no? Tre date. Perché è uno spettacolo che avete già presentato al pubblico, ma non nella nuova versione, con un nuovo regista. Esatto. Vuoi dire, ripetilo bene. Joeledix. Esatto. Grazie. È stato un attimo. Un incontro. Joele. Bellissimo nome, tra l'altro. Tra l'altro. Sì, è uno di quei nomi che si usano adesso, no? Maverick, Kevin credo e Joele. Credo che sia di origine biblica. Certo, sì. Al contrario di Kevin e Maverick. Esatto. Sono di origine aerea. Sì, e che dire, è stato un attimo. Un incontro milanese dove è sbocciato l'amore. No, in realtà poi Joele... C'è sta scena, noi in riva al mare. Sì. Tra le, a Milano. I flutti. Che ci abbracciamo così, innamorati. Io, lui e Joele coi gabbiani, esatto, il pianista che suona, una roba romana. Vabbè, poi si è svegliato, in realtà eravamo a Milano, dove ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti all'ultimo piano, eravamo di Via Poletti al numero 30. Con questo. Ma ultimo piano anche qui è relativo, potrebbe essere un ultimo piano, primo piano, e poi c'è sempre, piano, e poi c'è sempre un piano B. Esatto. Tra l'altro, poi il primo piano a me non piace perché non vengo bene, quindi, quindi questo innamoramento Lumi Navigli. Lumi Navigli, poi in realtà lui è venuto a vederci a teatro in carne viva, come si dice da noi, insomma, è venuto a vederci in teatro e ci siamo piaciuti reciprocamente. Ci siamo annusati come cani. Esatto. Scusa, e il vecchio regista? Il vecchio regista non se n'è dato a male. L'avete drogato? Sì. No, eravamo d'accordo comunque che nel caso ci fosse un'opportunità migliore di lui, tanto non simpatici. Ma è una storia lunga. È tutta una storia. Lui adesso è in Grecia. È tornato in Grecia per un periodo lungo. Esatto. Era greco. Ancora adesso. Quindi è lui che vi ha salutato. Ha detto: no, è andato. È un temporary show. Temporary, quindi non è che possiamo qui riproporci. Esatto. Questo per dire cosa? Scusate, perché qualcuno deve pure tirare le fila. Da conduttore. Per dire che a un certo punto, con Joele siamo andati a cena e abbiamo detto: senti, noi ti mettiamo nelle mani questa nostra creatura. Sì, hai voglia di lavorarci su e di riplasmarla, rimodellarla a nostra immagine? No, quindi c'è una sceneggiatura. In che senso? Dello spettacolo. Un copione. Assolutamente. Perché pensavi di no? Non so, temporary magari un giorno. Un giorno è una cosa, un giorno è un'altra. No, quello devo dire che questo apriamo un'altra parentesi. Noi attualmente mi muovo bene o sì, benissimo. Il regista non dà segni di vita, non ci sono luci rosse da nessuna parte. Peccato, ero venuto per quello. Magari c'è un locale a luci rosse. No, ma fuori onda c'è il privé. Ah, ecco. C'è il locale. Ma
Va bene, va bene. Che bel clima, così familiare. Di mattina, va detto che in questo preciso attimo, noi giriamo con due spettacoli. Contemporary, guardami bene, Contemporary e con il gioco dell'oca. Il gioco dell'oca è, cioè, una nostra personale proprio rivisitazione del gioco dell'oca adattata, no, ai nostri sketch storici. E questo, noi davvero, noi tiriamo i dadi e veramente questo ogni sera è diverso, perché poi dipende dalla sorte, dalla casella, caso, dalla casella che esce. Però nel caso del gioco dell'oca ci sarà un tempo anche lì indefinito. Un'ora e mezza, non può durare più di un'ora e mezza. Lì avete messo uno stop. Sì, no, certo, un'ora e mezza, però questa è proprio la casualità. E cioè, diciamo, se uno non arriva alla fine? A un certo punto ci si saluta, suona la sveglia. Diciamo che non c'è un vincitore ufficiale. Oppure manomettete i dadi? No. Perché questo è il bello, è non sapere davvero cosa può succedere. Noi abbiamo fatto un tabellone con tutte le caselle, ad ogni casella corrisponde uno sketch dei nostri personaggi. Sì, ecco. Questo è il gioco dell'oca, stiamo girando anche con quello, saremo infatti a Mestre piuttosto che a Trevignano, e basta, no, piuttosto, perché piuttosto, questo è un altro modo che si dice, col piuttosto, perché sì, piuttosto. Non si dice piuttosto che, ma cosa usiamo noi, che usiamo, vedete, o piuttosto, cioè, una o quell'altra, invece noi usiamo il piuttosto per elencare più cose. Adesso vi ho dato, e se sbagliate. Infatti mi sono fermato, perché se siamo a Mestre non possiamo essere a Trevignano. A Trevignano quindi. Piuttosto che a... sono delle date successive, sono attimi successivi, spettacoli successivi. Ma stiamo uscendo dal seminato. Seminato. O dal seminario, se uno ha finito il ciclo di studi. Tu sai che io ho fatto il seminario. Certamente. Due questa medie e due ginnasiali. Non avrei per mai quello detto che hai sono questo... rosso, perché la mia porpora. Respirazione era cardinalizia. Cardinalizia. Poi ho incontrato lui. Che io invece non ho fatto nemmeno il chierichetto. Anni 80 disco music, mi sembri. Ma io, anni 80 nel senso che quest'anno compio 80 anni, allora era un omaggio personale agli anni 80. Sì, esatto. Cioè, non nel senso di anni 80 disco music, ma a mia età è reale. Esatto. E la badante è qua fuori? Eh sì, ecco. Irina. Tornando al gioco dell'oca, poi torniamo al temporary show. No? Sì. Supponiamo che io avessi un dado immaginario, sì. Lancio i dadi e viene fuori 6. Che sketch mi aspetta? Accidenti. Allora 6, fai un salto alla casella 12 e viene fuori la signora Lori Martinuzzi. Sì, la girandola, ma quella che noi chiamiamo la girandola. Uno sketch con una girandola di personaggi che va dalla signora Lori Martinuzzi a Batman e Robin fino a Dennis e Fabietto che compiono una rapina. Che si intreccia, la so tutta a memoria. Dopo te la facciamo, però io vorrei un attimo ricucire un po' il discorso logico. Ce l'hai il filo? Perché c'è il filo, certo, è a assa, si dice assa, lo sai, è a Venezia. Ma perché c'è il filo? C'è assa. Anche un filo logico. E c'è anche il ditale, il ditale che tu sai che si dice disial. Ok, quindi assa e disial. Perché abbiamo tirato fuori tempo? Perché tu dici, ma c'è una sceneggiatura, è certo che c'è una sceneggiatura, c'è un copione scritto in Temporary, ma minuziosamente scritto, e anzi questo mi dà il là, dammi il là, mi dà il là per parlare di Gioele che è una persona precisissima, è una persona che vi sta attento ai minimi dettagli, cioè è impensabile che dice, si butta là, lui ti riprende anche se dici un ma, ad esempio. Ma perché dici ma? No, così mi viene naturale dire no, non devi dire no, 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 assolutamente no. E va avanti 42 minuti a spiegarti perché non devi dire. È da lì che sei andato a studiarti il piuttosto che allora. È ovvio, ovvio, perché mi stai. Ecco, capito? Per quello è tutto scritto dalla A alla Z, o per fare una citazione un po' più dotta, così alfa e omega. Ma che c'è sto a fare? Ma perché fate pubblicità agli orologi? Perché tutto sette in punto? Ma se il tempo non esiste, nemmeno l'orologio, no? Però è schifo. Come diceva Carmelo bene, noi non siamo qui in questo momento. No. Beh, è vero, siamo qui. Infatti. Però siamo dei classici. No, diceva sempre Carmelo bene. Però se c'è il copione, sì. Tutto definito con estrema precisione. Precisione.
come fa l'attimo del copione a non avere un tempo definito? Posso chiedere l'aiuto da casa? Perché no, possiamo mandare la pubblicità. Allora, per me la signorina ha 46 anni. Non lo so, ma che domanda, non l'ho capita però sta domanda. Nemmeno io. Senti una roba. No, però, questo per dire che contrariamente a quanto possa pensare la gente, ma perché? Chi è che ha detto che la gente pensa questo? No. I nostri spettacoli hanno un copione rigoroso che se venite a vederci per 10 sere consecutive, noi siamo... Quei temporary? Sì, noi certo. siamo delle fotocopie. Siamo svizzeri. Siamo un negozio di fotocopie. Siamo recitate svizzeri. In playback dopo la prima sera. Ma potremmo pure. Siamo svizzeri. No, perché, ma non so se questo sia visto il prodotto esatto. Non so se questo sia un pregio. Era meglio lasciare che la gente pensasse che fosse tutto improvvisato. Poi dice, ma non è che salite su un palco e improvvisate? E purtroppo no. Purtroppo no. Quindi perdete anche del tempo a preparare purtroppo quelle cose. È tutto scritto, ecco. Hai capito. Entrare in una dimensione seria. Seria. Anche l'improvvisazione dietro a studio, approfondimento. Oh, non è si improvvisa l'improvvisazione. E infatti, siccome non siamo in grado di improvvisare, noi ci teniamo a scrivere tutto. Perché l'improvvisazione è una cosa molto molto complessa. Che bisogna lasciar fare a chi sa farla. Ci sono delle tecniche specifiche. Che adesso tu ti spiegherai. Non lo so, magari poteva essere interessante. L'improvvisazione che usiamo noi in un ambito che non è certo comico, non fa ridere, anzi spesso siamo particolarmente noiosi con tutta la liturgia di cose brutte che raccontiamo, è quello di avere una conoscenza delle cose, una conoscenza dell'eloquio e una conoscenza della scrittura, e quindi avendo questi tre ingredienti combiniamo e improvvisiamo, ma di fatto non improvvisiamo niente. Poi me lo ripeti che prendo questa cosa, perché è veramente... Cosa vuol dire? Eloquio. Eloquio. Ciaccola. La ciaccola. Quindi galano. Esatto. Credevo fosse inglese, eloquio. Va bene. Ricordiamo le tre date di Temporary Show. Ricordiamo. Ecco, vedi. Piuttosto che... Adesso le ricorda lui. Non riesco a ricordare le cose. Allora, cari amici, cara Antonella e cari amici da casa, ricordiamo le prossime date di Temporary Show, che sono il 19 febbraio al Teatro Farinelli di Este. Il 13 marzo a San Giovanni Lupatoto, provincia di Verona, e l'8 aprile al Teatro Mario del Monaco di Treviso. E adesso andate in pace. Esatto. Non eri tu che avevi aspirazioni cardinalizie? Eh sì, ma cardinalizie però lui papali. Queste cose qua da fine messa. Tu aspiri a ruoli? Cardinalizie, una roba grande. Io riesco stupito, io ti chiedo di fare un piccolo applausino così a Carlo, perché fallo pure. No, prima spiegami. No, perché lui ha questa grande capacità di ricordarsi queste cose qua. Cioè, dei due se lo deve ricordare, no, altrimenti. Io dico sempre, è quell'attimo di lucidità prima dell'attimo temporale. Del tracollo, hai capito? Forse sarà quello, non lo so, ma insomma. Bravissimo. Se tu mi chiedevi a me, io ti avrei detto, guarda, in questo momento non mi ricordo perché è mattina presto, ma andate a vedere il nostro sito www.carlogiorgio.it e avrei lasciato alla tecnologia. Che appare in questo momento in sovraimpressione, non è vero, ma lo dico. No, non è vero. ma magari adesso lo scriviamo. Ma si dice. Temporary Show. Gioco dell'oca, e poi cosa avete? Lo sapremo solo vivendo, diceva, cantava. Sigla! No, non è vero. e poi abbiamo un sacco di cose. E potremmo darti anche un'anteprima di qualche cosa. Perché... sarebbe male. Facciamo così, tipo a manina, così. Rivedi questi due faccini?
Sì, ti diamo l'anteprima perché quest'anteprima che fa sì che poi tu non ci inviterai più. Perché no, anzi, prendiamo già appuntamento. Ah, prendiamo già appuntamento. Come potremmo non invitarvi più? Sono 30 anni che ci conosciamo. Ecco, quasi. No, 30 allora, anni, sì, diciamo, quando ci chiedi di parlare di anticipazioni, sì, ti diciamo che il 2020 sarà l'anno in cui Carlo e Giorgio festeggeranno il loro 25esimo anniversario. Quindi nozze d'argento. Nozze d'argento. È per quello si è messo la giacca. Vedi che tutto torna, non c'è niente di improvvisato. No. Quindi, oltre a Temporary Show e al gioco dell'oca, qualcos'altro bolle in pentola. Ma ve lo diremo più avanti. Più avanti, quando ci inviterai ancora in questa trasmissione, e lanceremo ufficialmente. Ti inviteremo pure a festa della nostra festa. Ma adesso avete così stimolato la mia curiosità. 25 anni fa. Sì. Qual è stata la vostra prima volta, l'incontro, il colpo di fulmine? Guarda, innanzitutto parto io, poi tu integri. Parti. Ma innanzitutto, ma questo non è già più un colpo di scena, uno scoop? Perché abbiamo, chi non lo sa? L'abbiamo chi già raccontato. Siamo cugini, qualcuno. Io e lui. Sì. Noi siamo cugini. E quindi vuol dire che ci conosciamo già ma da quando. Ma io non faccio giornalismo, un giornale con mia cugina. No, capito, però tu potresti, Esatto. Non so se mia cugina però sarebbe d'accordo. No, potresti, portala la prossima volta che magari... No, sei bella come te. Di più, sicuramente di più. Beh, allora, no, quindi ci conosciamo, questo per dire che non è 25 anni che ci conosciamo, ma ben da prima. 27. Sì, capito, ma da 25 che... Che pratichiamo insieme. Esatto. Siete buddisti? Sì. Noranga Chiove. Senti una cosa. No, ma da prima noi facevamo già qualcosina. Ah. È dal 91, 92, 92 circa. Mm-hmm. Che abbiamo iniziato a bazzicare un po' il teatro con la compagnia teatrale Muranese, una compagnia amatoriale. Soprattutto con Lino Toffolo. Che ci ha instillato un po' questo entusiasmo e che poi ha fatto sì che iniziassimo a fare le cose da soli, insomma, così. Per cui, dialetto e italiano. Italiano. Che cosa vuoi che ti diciamo? No, il vostro percorso, no, di spettacoli. Il nostro percorso di spettacoli vede che agli albori. Quando c'è stato il Big Bang, mamma mia, parte da io vado a prendere un caffè intanto, sì, con te. Intanto lo lasciamo, sono che partito da troppo distante. No, in realtà Carlo e Giorgio all'inizio erano già una natura un po' divisa, cioè si facevano sia sketch in italiano che in dialetto. Questo proprio prima del Carlo e Giorgio, ma proprio quando le prime volte che eravamo con Lino Toffolo lì in teatro a Murano. E quindi il nostro primo spettacolo insieme con altri ragazzi, con altre persone, si chiamava Troppo Vario ed era uno spettacolo veramente troppo vario ed era sia in lingua veneta, in veneziano, che in italiano. Poi in realtà abbiamo capito che veniva meglio in dialetto, cioè aveva più seguito, più successo, e abbiamo proseguito con questa. Però la natura ogni tanto c'è e quindi salta fuori e quindi in realtà... E quindi c'è stato lo stimolo, la voglia di crescere, di cambiare, di trovare altri obiettivi che ci ha spinto non solo con questo ultimo Temporary Show ma con i due spettacoli precedenti, quindi si tratta di un lavoro partito già 5-6 anni fa, insomma. E anche 6-7. Ma dico sempre 5-6, dopo ti accorgi che sono passati 25 anni, così, in un attimo, ecco. Questo lavoro di strappo, diciamo, un po' col passato, o meglio di lavorare su due binari paralleli, e il gioco dell'oca e Temporary Show sono la dimostrazione, cioè una scelta, un binario che porta avanti i nostri personaggi storici e la lingua veneziana, se vogliamo, e un binario invece con un prodotto un po' più universale che possa circuitare in tutta Italia e naturalmente in italiano, senza abbandonare però l'ammiccamento alla nostra venezianità, ovvero senza snaturarci. Madonna, è bravissimo, questa roba. L'ho detta a memoria, ha preso,
Anzi, a volte ci dicono, cioè le due cose, come diceva Carlo, non è che sono proprio del tutto completamente separate. Ovvio. Anzi, a volte chi assiste ai nostri spettacoli, quelli lì in italiano, dicono: ma dovresti inserire un po' di più di dialetto ogni tanto. Perché piace fuori, piace. Beh, in primis Joelle Dix è stato uno di quelli che quando gli abbiamo fatto vedere per la prima volta lo spettacolo dall'inizio alla fine, ci ha detto: ma bisogna mettere un po' più di veneziano qua, cioè siete troppo neutri, se no. Ecco, quindi in primis lui, un occhio esterno, ci ha detto che potevamo pure abbondare un po' di più con il veneziano. Per cui in realtà, anche se questo spettacolo in italiano è comprensibile, diciamo, in tutta Italia, ha un po' di musicalità. Del resto Carlo e Giorgio sono veneziani. No, e tra l'altro... La comicità... E tra l'altro è veneziana, nessuno, che si esprima in veneziano, che si esprima in italiano. Nessuno voleva rinnegare la propria venezianità. Bene, c'è una luce rossa che vedo alle mie spalle. Il regista ci dice che dobbiamo tagliare. È già passato. È stato un attimo. È passato così in fretta. Al prossimo attimo. Non ci siamo neanche resi conto. No. Io vi saluto. Noi salutiamo te, ti ringraziamo. Grazie, salutiamo grazie. Il pubblico. A Giorgio. Grazie a Carlo. Grazie Carlo e Giorgio. Temporary Show. Il gioco dell'Oca, ma anche uno spettacolo per i loro 25 anni di carriera. Grazie, arrivederci. Grazie a voi. A domani. Grazie. Arrivederci.